Salve a tutti ragazzi, io sono Mist e benvenuti a questo nuovo video. E vedete la finestra di Camtasia che sta registrando? L'ho voluto controllare perché oggi Camtasia ha fatto la birichina. Io ho registrato le sessioni di team building di questo episodio ed è andato tutto fattuto perché Camtasia non me l'ha registrato nonostante io avessi messo la registrazione. E quindi mi dispiace, ma per l'ottavo episodio avrete soltanto la sessione di lotte. In ogni caso, il nostro team, ve lo faccio vedere perché sennò voi non vi fidate, guardate, vedete i Pokémon. Sono questi i Pokémon, gli stessi. E questo è il nostro team. Abbiamo il nostro Delibird, Shady Penguin, e il nostro Drapion, Pelin, il nostro Walrein, non mi ricordo come si chiama, il nostro Solaire, il nostro Solarok, Lumios City, il nostro Lumineon, il nostro Gigalith, che ha un soprannome così lungo che non sto neanche a farvelo vedere, sono stato un anno a metterglielo. Vi chiedo ancora scusa perché non c'è la sessione di team building e mi fa piangere il cuore, un video in meno buttato all'aria. Quindi prima di iniziare mettete un mi piace, bravi, avete messo il mi piace, andiamo subito a cercare una lotta. E Shady Penguin non può imparare Counter perché è incompatibile con un'altra mossa. E quindi cosa mettiamo al posto di Counter? Gli diamo. Fake out? No. Come si chiama? Endawar. No, no, gli diamo. Impari Knock Off? No. L'allegria dell'inizio. Tiff. Tiff, siamo sicuri? Per quando sappiamo che ci distrugge. No, molto occasionale. Idiamo. Fake out non penso ne valga la pena. Attrazione, penso valga la pena. Perché con attrazione, tante hazard in campo con l'avversario che non può muoversi. Quindi mi metto le cuffie perché mi ero dimenticato di metterle. No, oh, scusate. Mettiamo il volume anche. Ah. Intanto ci sono i messaggi su Facebook che sono non stop. Allora, lui inizia con il suo Scolipede. E con il suo Scolipede vorrà passare qualcosa al suo, come si chiama? Kyurem. Quindi io non posso farlo per non passare. Ma Tundurus. 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 Adesso lui o switcha o mi fa taunt. Se switcha voglio fare safe di Stone Age. E eccolo. Adesso lui andrà su qualcuno che resiste a Stone Age. Ma io ho vigore. Quindi sto tranquillo. Wall switch. Io pensavo di essere roccia terra. Pensavo seriamente di essere roccia terra. Safe di esplosione. Eccolo. Quindi andiamo al nostro Shady Penguin. E iniziamo con. Attacchiamo subito o facciamo destino obbligato? Perché se switcha vuol dire che il prossimo Pokémon che entra in campo non potrà attaccarci. Destino obbligato, fuoco pugno. Sono più veloce. E adesso fa extra rapido. Beh, ce le siamo giocati malissimo. No, no. Destino obbligato, se l'è portato via. Se l'è portato via. E però io adesso sono fottuto. Sono fottutissimo. Tundurus. Lo gradisci un non knockoff? Lo gradisci un knockoff? Lo gradisci un knockoff? Sì, lo gradisci relativamente. Lo gradisci un poison jab? Lo gradisci un poison jab? Te lo so che switch su Gyarados. Lo gradisci un poison jab? Veleno, avvelenalo, 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 avvelenalo,
Avvelenalo. Ho fiducia in te. Solo devi avvelenarlo e basta. Bravo, 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 bravo. Walrein, 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 Walrein. It's a time to stockpile. Dun, 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 dun. Tante difese. Adesso stockpile again. Tundurus, che vuoi fare? Provocazione, fulmine. Ma anche con fulmine che cosa vuoi farmi? Tossina. Io ho il resto. Adesso cosa potresti voler fare? Provocazione, infatti me l'aspettavo. Ma io ti ho mandato capo a Tundurus con un fortutissimo Warren che si chiamava Dentato. Guardate il nome del nostro no, l'ha tagliato, era lo chiamiamo e poi andava avanti all'infinito. Allora, io su di te non voglio darti un danza spada gratis. Andiamo su Drapion. E adesso non voglio farti fare un Baton Pass gratis su QM perché adesso so che userai sostituto. Quindi io metto le Toxic Spikes. Così quando entra al massimo lo posso stallare un poco. E adesso terremoto come se non ci fosse un domani. No, resisto Poison Jab, caro mio. Ne resisto uno solo però. Possibile che sia uno scolipede attaccante? In quel caso avrei voluto fare knock off. Adesso siamo futuri. Allora, con Lumio City vorrei fare tanto un Waterfall. A meno che lui non switch. Sbaglio un pass, sì, siamo fattuti. Jurem, come mi aspettavo. Eccolo. E iniziano le mazzate, cari miei. Abbiamo perso. Detto proprio palese. A meno che non sia bendato. No, è di tipo roccia, pensavo fosse di tipo terra. Siamo fottuti, cari miei. Siamo fottuti. Siamo fottutissimi. Capite cosa vuol dire fottuti? Ok, GG bro. E si continua a scendere in ladder. Quindi cerchiamo un'altra lotta. Lui inizia con Azelf. Io detesto gli Azelf come leader. Andiamo in campo peli. Wild vuole fare lancio, però noi lo resistiamo lancio. Quindi nel caso switch knock off. Può fare lancio o switchare? No, break break. Fai come vuoi. Adesso nel caso switch poison jab. Sperando non vada su Klefki. No, anche lui di knock off. Aspettavo il mio switch. Boh. Infernape. A partire dal presupposto che tu sia speciale. No. Parto dal presupposto che ho fatto una switch di merda. Quindi tu sei un inferno maschio. Di conseguenza posso fare attrazione ed iniziare ad axare. Tono pugno, super efficace. Ma io ti attraggo, tu mi ami e mi lascerai mettere tutte le punte. Ah, hai visto? Bravo. Mi ami troppo per non farmi mettere le punte. No, traditore. Traditore e traditore ancora. Allora, andiamo a Lumio City. Retromarcia per rompergli il multisquame e poi petardaglio di Gigalith. Gigalith. Addio multisquame come se non ci fossi mai stato.
Benvenuto Gigalith e benvenuto a Pietrataglio. Ma che vuoi fare? Che vuoi fare contro la potenza riunita in un solo Pokémon? Vuoi fare zuffa? Vuoi fare zuffa, cucciolotto? Vuoi fare zuffa? No, è danno neutro, switch del cavolo. Bravo, Mist. Insegna agli angeli come dimenticarti che il tipo roccia è debole, è tipo psico. Gen Headbutt. Eccolo, appunto. Però adesso, almeno non ho sacrificato il mio Pokémon, mi sarebbe tornato utile contro il suo Klefki. Stiamo registrando, no? Adesso ho la paura che non lo stia facendo. 10 minuti? Quanto vuole il tempo quando sono con voi, Firbantelli? Klefki? E appunto Klefki. È un campo, lo chiamavano. Questo il nome originale era lo chiamo, non lo so. Che gli mettiamo adesso? Mettiamo un nome a caso. E poi ho messo Daniele Andreani, spam everywhere. Everywhere. Senti, io esplodo, basta, mi sono rotto. No. Non essere avventato, Mist. No, vabbè, prima dovevo fare esplosione. Che ovviamente mancano tutti i cazzo di colpi. Adesso privazione, tu sei la nostra ultima possibilità di vincere, caro mio. Peli! Citazioni, coglietele per favore. Peli! Sono peli! Poison Jab per distruggere Zumarill. Infernape. Io resisto a un tuo colpo. Lo resisto, lo so. E vai! Grandissimo. Peli! Adesso. E Lumios è la nostra ultima speranza per uccidere quell'altro. Lumios, crediamo in te. Incassa il colpo e sciottalo con retromarcia. Fallisci il colpo. Falliscilo. No, ok, siamo fottuti. Due sconfitte su due partite. Vai, Peli! È la tua occasione. Tra l'altro doveva essere un team fatto sulle Hazard e non ne ho mai messa in due partite. Peli! Un riferimento a Yotobi per chi non l'avesse capito. Peli! Allora, lui inizia con Terrakion. Inizio con il mio Peli! Lui va di terremoto, io non ho nessuno con levitazione. Qualcuno con levitazione? Ho qualcuno con levitazione. Adesso Zenith Bat. Oh, mossa roccia. Allora c'è un Rem player che entra. Italian. Peli! Mai fu tanta indecisione nella vita. Lui forse pensa di shottarmi? No, da su Scizor. Big danni, signori. Big danni. Vai, Peli! Peli! Ma ora che ci penso, un Peli cosa dobbiamo fare? Che è un Mega Scizor. Che riuscirà Mist a perdere contro un solo Scizor? Provo io a mettere le due file di fiera punta. Tanto Gengar è di tipo vero. Bravo, impari! Bravo! Impari! Sei un Mist People. Allora, adesso contro Scizor cosa vogliamo fare? Ecco, vedete che mi serviva una mossa di tipo fuoco. La potenza del brutto colpo.
mio Dio. Perché? Vado di pietra taglio, scusatemi. Ah, è brutto. Critta! Ha crittato? Ha crittato? Ha crittato? Ok, adesso diamo scena di Penguin a fare il suo bel destino obbligato. Ok, ok, destino obbligato. Nel caso volesse fare qualcosa di strano, io vado di... Però se va di Trespolo abbiamo perso, quindi è ancora destino obbligato. Cosa fai, eh? Oppure metto le punte. Perché se non metto le punte, poi può switchare e rientrare. Peli, man! Peli! Ok, si è suicidato. Adesso che cazzo facciamo? Andiamo in campo. Lui chi potrebbe mandare in campo? Mi manda in campo dentale. Nel caso potessi iniziare a fare stockpile. Mi manda Kengar. Ottimo, ottimo, ottimo. Stockpile. Non mi fai niente. Dai, dammi lo stop pipe. No, serve. Visto? Non ti è andata bene. Dai, dammi lo stop pipe. Dammi lo stop pipe. Beh, anche così mi va bene, onestamente. Anche se volevo lo stockpile per due stockpile per resistere agli attacchi del suo fottutissimo Terrakion. Adesso io però mi sveglio, devo andare di riposo. Nello pulsar, non mi fare tentennare, se mi fai tentennare ti distruggo. Eccolo, eccolo. Eccolo. Sleep Talk. Wallrain, facci vincere questa partita. Facci vincere questa fottutissima partita. Stiamo registrando? Sì! 20 fottutissimi minuti di video. Sì, beh, per favore, fai lo stupido. Non andare subito su Terrakion. Eccolo, va subito su Terrakion. Scrafty. Eccolo, ovviamente, quando mai, signori, io però non voglio fregarmelo contro uno stab lotta senza aver neanche, come dire, gioco danza. Dico, non voglio fregarmelo su uno stab lotta senza aver neanche aumentato la difesa. Agilità, perché con agilità sono sicuro di ospitarlo e ovviamente c'è il critico. Adesso però Waterfall. Tentenna. Adesso vai tu, caro mio, a incassarti l'eventuale crunch. Ti prego. Oh, Cosmic Power. Non resisto al prossimo. No, resisto al prossimo colpo. Però cosa posso fare? Dato che niente è super efficace. Mi avete detto di non cambiare account perché vi divertite a vedermi perdere. E avete anche ragione, secondo me. Era ora che iniziassi a perdere con questi team. E chi mi segue sulla pagina Facebook sa già che sto iniziando una nuova serie a proposito per non perdere e renderle un po' meno casuali questa qui. Però questa non penso di sostituirla, penso rimarrà nel cuore di tutti.
Sparaci un surf. Eccolo. No, ci serviva un critico. Adesso fallisci il rock slide. Peli, GG. Peli! Ok, quindi GG. Andiamo al rank che è sceso vertiginosamente. Abbiamo 17 vittorie e 7 sconfitte. Quindi questo era tutto. Spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, un commento. Io sono Mister e noi ci vediamo con un prossimo video. E chiedo ancora scusa perché non c'era la sessione di building. Quindi vi siete persi un video. Immaginatela con la vostra mente. Immaginate quello che ho potuto dire. E avrete la vostra versione del building. Nella vostra immaginazione.